aspetta ancora un momento. Lo vedi? Non può uscire. E non uscirà finché io non avrò tolto le 3 monete dall'acqua santiera. Ma lei deve togliere il malocchio. Allora, donne, vogliamo andare a casa? È tardi e anche un povero prete ha diritto di riposare. Su, donne, andiamo. Ma cosa avete, le scarpe incollate al pavimento? Lo sapevo che eri stata tu. E adesso fai finire questa storia se vuoi uscire. Altrimenti resterai qui per tutto il resto della tua vita. Ma cosa sta succedendo, eh? Un altro dei vostri misteriosi pasticci. Le dica che mi faccia uscire. Voglio andare via. Ma benedetta donna, andatevene pure. Nessuno vi trattiene. Lei non vuole che io esca. Infatti, non la lascerò uscire se prima non promette di togliere il malocchio dalla mia casa. Ma che cosa state combinando? Ma guarda che roba. Adesso basta con tutte queste storie e con queste superstizioni. Andatevene, basta. Su, fuori. Non posso uscire. Non posso uscire. Se prima non togliete quelle monete. No. Voi no. Deve toglierle chi le ha messe. Non le toglierò se prima non giuri di fare quello che ti ho chiesto. Va bene, lo giuro. Farò quello che volete. Ricordati che hai giurato in chiesa. Ci scusi tanto, reverendo. Buonanotte. Vieni, Francesca. Andiamo a casa. Frasi che ascoltava da Putlet, gli edrei a succedere proprio in Slamepel. Mitom, col pioble, alzarà, canzaro mia per me.
E allora che prova fare lo sciopero? Se poi il padrone chiama i liberi lavoratori dagli altri paesi. Ma quali liberi lavoratori? Sono crumiri e bisogna massacrare di botte. Noi facciamo lo sciopero e non prendiamo i soldi. Loro vengono, lavorano meno di noi e intanto fanno arricchire il padrone. Ah, guarda, mettiamoci proprio d'accordo. Andiamo là e facciamoli ragionare. Non è giusto che loro facciano in modo di danneggiarci. Forse non lo sanno nemmeno. Io direi che sarebbe meglio se ci andassimo a parlare. Ma che parlare? Bisogna andargli a dare una lezione. Alle ora, le ora. Va bene, andiamo. Ma portiamo con noi anche gli attrezzi. Così se serve gli spacchiamo i manici su quelle brutte teste dure. Vabbè, d'accordo, andiamo. Andò. Ma nessuna provocazione però, eh? Va bene. Voi! Ascoltate! Ascoltate! Non abbiamo nessuna cattiva intenzione. Vogliamo solo parlare con voi. Noi non abbiamo niente da dirci. E se c'è qualcosa che non vi sta bene, parlatene con il padrone. A noi hanno offerto una paga e un lavoro. E ci stanno bene sia l'uno che l'altra. E poi a casa abbiamo moglie e figli da mantenere. Anche noi abbiamo moglie e figli. Ed è proprio per questo che ci rifiutiamo di lavorare a una paga di fame. E se voi lavorate al posto nostro, fate fallire lo sciopero. Io di politica non me ne intendo. Ma di fame sì, è tanto. Perciò se non fate voi il lavoro, lo facciamo noi e la paga la prendiamo noi. Ma non capite che lo sciopero che noi facciamo, lo facciamo anche per voi. E non solo per i nostri, ma anche per i vostri figli. Forza, forza, avanti, avanti, non perdete tempo a parlare con gente che non ha voglia di lavorare. Dite piuttosto con gente che non ha più voglia di farsi sfruttare dai padroni e da gente come voi. Siamo venuti per parlare, quindi parliamo senza fare discorsi pesanti. Allora, volete unirvi a noi nello sciopero? Capite l'importanza di quello che stiamo facendo? E il sacrificio per noi e per le nostre famiglie che tutto ciò comporta? E se noi decidessimo di continuare a lavorare? Vi romperemo quelle brutte testacce di legno, crumiri che non siete altro. Maresciallo! Maresciallo! Ma perché non andiamo dal prete?
andiamo dal prete. Lui ha studiato. Dal prete, eh? Ma se ci andiamo, tutto il paese lo verrà a sapere. Non bisogna farsi prendere di mira in paese. Non si ha più pace. Ma non era meglio decidere all'osteria? Stai zitto. Dal prete. Certo, lui ha studiato. Il prete è nemico del popolo. Tutto il clero è furbo. E ce l'ha coi poveri per via del socialismo. Tu ci andavi in chiesa però con tua madre. Eri sempre attaccato alle sue sottane quando andava a pregare. Già. E tu lo sai bene perché facevi il chierichetto. Ma allora ci andavamo tutti dal prete. E allora torniamoci. Tanto è un bravo uomo, no? Via. Ma sì, è un bravo uomo. E poi... è povero come noi. Buongiorno. Buongiorno, signor parroco. Qual buon vento vi porta? Potremmo parlare con voi? Accomodatevi. Vieni. Accomodatevi, sedete, prendete le seggiole, su.
Vado a prendervi una bottiglia di vino. No, non si disturbi, padre. Un buon bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno. Hai visto che non è un cattivo uomo? Sono proprio contento che siate venuti. Mi sembrate quasi parenti. Salute, eh? Salute. Buono. Fa un po' caldo, eh? È caldo, sì. Mi avete fatto proprio piacere. L'avete fatto voi, reverendo, questo vino? Sì, l'ho fatto io. La terra che ho non è molta, ma il vino, quel poco, me lo curo. Beh, allora vi dico che questo è un vino che si fa dare del voi. Quest'anno non fa che piovere. La roba cresce male e c'è poco lavoro. È un anno difficile, ma la provvidenza provvederà certamente. La provvidenza provvede per chi ha già della roba. Anche per chi non ne ha provvederà. Se non avessi questa convinzione, perché sarei qui a fare il prete? Credete che rinunciare ad una famiglia, rinunciare ad avere un bambino la sera che riempie la casa con le sue grida, sia una cosa da poco? Vede, signor parroco, noi volevamo chiederle una cosa. Dite, dite. Beh, lei sa che cos'è successo. Non potrebbe dire una parola. Non è un cattivo ragazzo. Lo so che non è un cattivo ragazzo. Lo so che non siete dei cattivi ragazzi. Se si potesse lasciare andare, che la cosa morisse qui. In fondo è solo una testa rotta. Ho capito. Farò quello che posso. Con tutto il cuore. Signore, la mia chiesa è deserta, è vero, come tutte le altre, che quando devo girarmi e dire Dominus vobiscum, mi si stringe il cuore. Due uomini in piedi là in fondo, che non si inginocchiano nemmeno all'elevazione, e che forse hanno lasciato il loro cuore nella stalla o nei campi. Due vecchie curve in prima fila e dei bambini che sembrano sull'aia. Lo so, la colpa è mia. Solo che avessi parlato con loro. Invece mi sono chiuso in casa e vorrei che venissero in chiesa. Ho paura di sporcarmi le scarpe entrando in un'osteria. Come possono essere vere le mie parole se non c'è un terreno preparato? Non bisogna prima arare e curare la terra e sfamarla di letame se vogliamo che il seme cresca e dia frutto.
La mia chiesa non è solo questa. È qualcosa di ben più vasto, che abbraccia anche tutta l'altra gente, sì, anche quelli che stanno davanti all'osteria, o dal barbiere, o che vanno al mercato. Bisogna scendere in mezzo a loro, parlare la loro lingua, una lingua più semplice, più casalinga. Signore, aiutami. Stiamo vivendo tempi difficili. I braccianti stanno prendendo coscienza, ma il loro sarà un cammino duro e difficile. A volte rimpiango i miei predecessori. Dovevano affrontare problemi di natura diversa, problemi che li trovavano uniti contro un comune nemico, la carestia, le malattie o il fiume. La continua stagione piovosa riprodusse l'ingrossamento del fiume Po. Nei giorni 5, 6 e 7 tanto crebbero le acque che alle ore 9 antimeridiane mancarono 33 centimetri alla straordinaria piena del 1801. Il Po, tanto gonfio che quasi toccava il ciglio dell'argine, minacciava a levante e precisamente dalla parte dei Minelli. Ho fatto suonare le campane a martello a luna di notte del 9 ottobre 1914. Sei in montagna, se mio da più, pago vedere cosa faremo. Colpa di me la montagna, nel mar caltira me, anzi, qui c'è dentro l'acqua. Non credi proprio che quei chiatti al paese si gaggia tempo a dare a Snamani. La serviria loro si tocca. Ecco, adesso se non vuoi essere il primo a bagnarti, datti da fare. Di preghiere ne abbiamo dette anche troppe. Forza, adesso riempiamo i sacchetti. Ecco, lui ci aiuta con le preghiere e noi gli diamo una mano rinforzando l'argine, va bene?
Coraggio, gente! Forza! Olio di gomito! Quanto tirerai, sacchè? Se non dà da spina, un giro mio da più 3 o 4 ore, mi va a la forma fino a 3. Con i sacchè. Signora Cipri! Signora Cipri! Cosa che è? Cosa c'è? L'acqua è in stanca, non cresce mia po'. Ma vuol dire allora che andò bene. Sì, ma è che la statua l'acqua come a dente, la mia teoria l'ho portata mia nuata. Assomma là adesso la statua, che dopo faremo una grossa festa tutti insieme e l'andremo a prendere. Voi sì che ci sapevate fare con gli uomini e coi santi. Eh sì, siamo messi proprio male. Con tutta questa umidità e salta fuori solo ora, dopo tanti anni. Ma non ti preoccupare, caro il mio santo, che ti farò rimettere a nuovo quel piede. Tornerà come prima, vedrai. Sì, senta Vittorio. Io sono loro. A me da strada sono leggero oggi, mi spingono i santi. Grazie. E niente, zima un po', cosa fai da climandiche? Sono l'ombrellaio. C'è un po' il tempo al farabrot. E il Doni mette via gli ombrelli per fare i giuster. Guadagnare di mondi? Ah, il mio è un brut mistero. Il suo non sa un bel lavoro, il va in giro senza fare niente. Le mastiere le brode del carater. Sto andando in città a portare la tacata che è la contessa. Però quando torno a casa, ho un carretto in cavalli e quattro volte cliché. E nato al master gram. A volte sguadagna, a due volte sperto. Finché il cavallo va bene, tutto a posto. Ma quando è smalo, gli può cercare che i cristiani. Grazie allora.
Stamattina che quel davadar. Cosa succede? Che la corsa di cariolanti. La corsa dei cariolanti. Ma zio mio che l'ha mai visto? È una roba da mia perdere. Comunque che zirò di più, l'ho fatto idea. Adesso diri e sentiri che roba. Su, facciamo presto. Oggi me ne servono solo 5. Siete pronti? C'è l'oro. Fermi. Fermi. Ma perché? Perché è una roba da morta a fame, pobre. Insomma, io come fa per tirare avanti? Allora il game per pochi e chi pochi sa da guadagnare. I pronti arrivo, i potrò da mangiare i suoi figli, ma chiata, per loro sarà un'altra giornata a fame. Aspetteranno domani, ma chi non ha mangiato sarà più debole. Ma chi è quel Dio che permette queste cose? Sono arrivato. Scendo qui. Arrivederci. Questo è mio padre. La sua storia te l'ho già raccontata, ma eri troppo piccolo per poterla comprendere. Gorni lo scultore si è ispirato alla sua figura per dedicare questo monumento alla prima Lega Contadina d'Italia. Che cos'ha in mano? Allo statuto della Lega, di cui mio padre fu uno dei promotori. Andiamo al casel, che ho promesso al buter a tua madre.
parusei la gente in bicicletta. Appena il pe al tocca ancora la terra, a turno in mente col che un frusbangà. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, a Siria ora intendo mai Antusei. Tu non mai Antusei. Cos'è su che? Cos'è successo? Il figlio è caduto nel Po. Stava giocando. Sembra che sia scivolato. Non l'hanno più visto. Ti prego, ridammelo. Ormai è morto. Che cosa te ne fai? Ridammelo, che io lo possa piangere su una tomba, non su una riva, che tutti gli anni cambia. Ti prego, ridammelo. Lasciamelo portare a casa una volta ancora. Ti ringrazio. Me l'hai restituito. Le grande al Po, coi che si incontra là, gli sbassa senza corsa san la vus. E gli arcnus, ma un po' di malinconia, che si om da buon compagno.
Stop! E con questo abbiamo finito. E la scena del Natale? Ah, dottore, stiamo in piena estate, ma come fanno a fare Natale? Se gli altri girano i film estivi d'inverno, noi giriamo la vigilia di Natale d'estate. Ah, vabbè. Andiamo tutti quanti al ristorante, che abbiamo già preparato. Giorgio, vai, 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 forza! Costa mio, fa un piacere. Paola, vieni a piacere. È un lei che la va a la scala è rimasta là. Un carrello di qua. A Peppe! Che monti sopra te? Aspetta che caricano! Signore? Buonasera. Ciao, bella. Allora, ci organizziamo per questa vigilia di Natale. Ora, la macchina da presa la lasciamo in quella posizione laggiù, in modo che abbiamo un totale. Ah, ciao, Bianca. Ciao. Ciao. Bianca, Giorgio, siete i protagonisti, cioè siete i due padroni di casa, finti. La signora, invece, è la padrona di casa vera. Che... Allora, noi siamo una troupe cinematografica nella storia, nel nostro film, che arriva qui durante la vigilia di Natale. Senta, ma la sera della vigilia, oltre che i tortelli di zucca, quali altri piatti di solito vengono serviti? Il molino, la polenta, c'è il pesce, c'è il capitone, i formaggi, tutte le qualità. Insomma, praticamente quello che adesso dovremmo cominciare a mangiare. Adesso cominciamo con tutto il resto della, tutto della vigilia. Dopo il giorno si
va a dormire? Il punturone si va a dormire. Si sparecchia e si va a dormire? No, però dobbiamo lasciare tutto apparecchiato fino alla mattina di Natale. Perché dopo noi la nostra usanza è quella, si prende il pane, se lo mette via nel cassetto, succede qualche cosa, i bambini o così, si prende un pezzettino di pane. Cioè qualche cosa, i bambini che stanno male. Vola oppure che stanno male, si prende un pezzettino di pane santo, noi lo diciamo. Ma scusi, il pane, metterlo via, non ammuffisce? No, non ammuffisce fino alla vigilia l'altra. Dura tutto il tempo dell'anno. Un anno? Sì. E diciamo alla prossima vigilia? Vigilia si trova ancora il pane uguale.